Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ciao Chiara, come stai? Bene, purtroppo non mi sono presentata come intellettuale di sinistra con i libri dietro, ma sono in una camera d'albergo a Pordenone Legge, quindi mi perdonerete se non sono il cosplay dell'intellettuale di sinistra con i libri dietro alle spalle. Ormai non va più, è inutile. In effetti potevi tenere la parte, però vabbè, comunque è andata così. Senti, vogliamo ritornare un attimo a quei giorni, che poi non sono tanti giorni fa, insomma, roba relativamente recente e purtroppo sempre attuale. E vuoi spiegare, non che tu non l'abbia fatto con quel tweet, voglio dire, ma che cosa volevi, diciamo, dire, ecco, spiegare? No, mi rendo conto. Scusa. Mi rendo conto di essere stata un po' affrettolosa e assertiva con quel tweet, però volevo semplicemente dire che non si può proprio, diciamo, trattare uno studio televisivo su una televisione nazionale come se fosse il tinello o la cucina di casa della propria infanzia. E quindi mi sembrava che, e soprattutto, non si può pensare di difendere un conduttore televisivo che ha detto ovviamente una cosa molto, molto pesante, nel senso che si tratta di spostare la causa e spostare, diciamo, le responsabilità, perché anche questo secondo me è una cosa molto... Ci sono stati quei giorni, sono stati magnifici, perché c'è stato Gianbruno che ha detto questa cosa della minigonna, soprattutto c'è stata Eugenia Roccella che ha detto quella cosa stupenda su come incrementare la natalità, cioè prendere un uomo e una donna e chiamarli famiglia, quindi aggiungendo praticamente alla cicogna e al cavolo degli altri modi per incrementare la natalità. Quindi sostanzialmente ogni volta che c'è un'espressione degli esponenti di governo o dei congiunti, per riportare, diciamo, in voga un termine degli esponenti di governo, mi viene in mente una frase di Ferrieghi, che è una scrittrice italiana pubblicata da Delphi, che dice: la malinconia ci ha assalito con il senso comune. Ecco, io mi viene un pochino di malinconia, per non dire rabbia, per non dire, diciamo, disprezzo, per non dire in qualche modo abbattimento del dibattito democratico, soprattutto anche una specie di, non so, ritorno al passato, perché la discussione sulla minigonna è totalmente anni 50, quindi c'è una specie di governo che ci proietta anche esteticamente nelle discussioni di un altro secolo, e questo mi sembra, diciamo, un grande gesto distopico, però non so se la distopia è politica, cosa dite voi? Non lo so. Guarda, ne parlavamo prima con Paolo, che mi ha detto: ma secondo te la distopia, no? E ho detto: ma no, tra l'altro, chi glielo dice adesso a Piantedosi che la discussione sulla minigonna è una cosa anni 50? Cioè, lui pensava di aver detto una cosa molto visionaria. Penso che abbia detto una cosa molto visionaria, una cosa molto Imagine. Infatti mi è piaciuta moltissimo la canzone, perché in effetti poi è bellissima questa concessiva, no? Ma non era una grande idea, a me non mi sembrava. Scusa, se permetti, mi rifaccio a Chiara Valeri. Scusa, dicevi. Però pensate all'adolescenza di Piantedosi, che non ha mai visto una donna con la minigonna, evidentemente se dice: spero un mondo che, dove le donne possano mettere la minigonna. Quindi sostanzialmente c'è anche un disagio giovanile di un certo tipo di persone, perché sostanzialmente questa discussione sulla minigonna, questa meraviglia sull'esistenza della minigonna, senza parlare di Marie Quante, senza parlare, diciamo, di un capo classico della moda, parla anche dell'adolescenza di una persona. Lo dico io che vengo da Scauri, dove le minigonne non sono ancora arrivate, credo, quindi voglio dire, lo capisco. Ok. Marco anche sapevi questa cosa, che a Scauri le minigonne ancora... Ma che dice? Ma lui ha fatto l'infanzia con le suore che c'hanno i vestitori. No. Ti facciamo vedere, ti riportiamo al tuo ruolo di intellettuale radical chic, stereotipato, nonostante tu non abbia, diciamo, lo sfondo adatto. E, di scrittrice e responsabile del mondo culturale editoriale italiano in qualche modo. E Marco ha un... ride lei, è così. Scusa. E Marco, hai un contributo da sì. È una cosa che è accaduta ieri, vi facciamo vedere un evento a cui piccolo videino. Vannacci. Ecco qua, c'era la presentazione del bestseller del momento. Non fare commenti, Chiara. Ok, prego. Comunque organizzata a Giubilei. Eccolo. Dal più sessista dei generali. Va bene? La strategia accusatoria si incanala su tre direzioni principali adesso. È un lucratore, sta vendendo tanto, sta facendo un sacco di soldi, come se questo fosse un reato. Ma poi perché non l'avete mai chiesto alla compianta Michela Murgia?
o a Roberto Saviano o a Bruno Vespa? Quanto guadagnano? Alla compianta Michela Murri, attenzione. Ecco, allora intanto farei un applauso in ricordo di Michela Murgia, che la cosa che colpisce, anche abbiamo fatto vedere solo questo video, ma avevamo anche tutta una serie di tweet, in particolare di Pillon, ma insomma anche di altri, che era, è e sarà, mi viene da dire sempre, un'ossessione per questo mondo. E un termine di riferimento anche in questo caso, per esempio Pillon la cita nella classifica, lui dice proprio, fa un tweet dove dice ce l'abbiamo, leggiamolo perché vale la pena. Ecco qua, vedere il libro del generale Vannacci al primo posto e quello della Murgia in terza posizione mi conforta, evidentemente c'è ancora speranza, c'è una maggioranza silenziosa, eccetera eccetera. Questo è un tweet del 20 agosto, quindi successivo alla scomparsa di Michela Murgia, e Vannacci è una dichiarazione di ieri. Come commenti questa roba? Allora, vorrei riportare diciamo alla memoria di tutti il lavoro che abbiamo fatto durante il Covid, dicendo che i numeri non davano dati in assoluto. Quindi rispetto alla parte del lucro, che citava ieri Vannacci, rispetto a Roberto Saviano e Michela Murgia, vorrei dire che nel solo anno 2023 tutti i libri di Michela Murgia hanno venduto più di 260.000 copie e Michela Murgia dall'inizio della sua vita ha venduto più di 1.200.000 copie. Quindi sostanzialmente sul lucrare, su quell'incanalare il lucro, come diceva il generale Vannacci, diciamo siamo ben lungi rispetto a Michela Murgia e a Roberto Saviano. I dati di Roberto Saviano non li ho visti, quelli di Michela Murgia li ho visti perché pensavo che avremmo in qualche modo evocato Michela. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è che è ovviamente un'ossessione Michela Murgia, perché come la preveggenza rispetto a certi testi scritti da Michela, i numeri che ho dato sono solamente i numeri relativi alla carta e all'Italia, quindi è una scrittrice tradotta in 30 paesi, il generale Vannacci non so se è ancora tradotto in altri paesi. Quindi sostanzialmente i numeri vanno senso, i numeri hanno senso se relativi al contesto, a un contesto temporale e spaziale. Quindi diciamo che non sono sulla stessa scala, né numerica, diciamo, né spaziale, né diffuso, né nel tempo né nello spazio. Però è un'ossessione perché in effetti Michela aveva predetto, adesso predetto non mi piace, aveva intuito politicamente alcune cose che stanno succedendo. Soprattutto come l'aveva intuito Carla Lonzi, che nel 1970 a un certo punto diceva che il fascismo ha due ossessioni, la famiglia e la sicurezza, che potremmo qui sintetizzare, diciamo, in questo governo con il concetto di minigonna, quindi mamma che consiglia nel pinello di non uscire e di tenere gli occhi aperti e tutto il resto. Quindi sostanzialmente non c'è niente altro da dire, che se anche si volessero misurare, diciamo, col numero di copie vendute di Michela Murgia e quindi ossessione del lucro, diciamo che non bisognerebbe essere così mitomani, perché appunto siamo un fattore 10 minore di meno rispetto a tutti i libri venduti da Michela Murgia da quando ha cominciato a pubblicare. Grazie Chiara per essere stata con noi, per aver ricordato Michela Murgia. Noi ci spero rivedremo presto anche qui. Grazie a Chiara Valerio. Ciao. Ciao Chiara Valerio.